Dalla parte della legalità, cosa significa? Vogliono farci credere che la legge sia solo una parola, che le regole siano solo convenzioni. Vogliono farci credere che in questa terra, nelle nostre case, nelle nostre campagne, le cose vere non potranno mai essere vere, che le persone saranno sempre le stesse. La legge non è solo una parola. Dalla parte della legalità significa molto. La gente cambia perché ricorda. Quelli che non ci sono più non credo che fossero folli o votati al martirio. Erano persone semplici che credevano in cose semplici e a quelle cose sono rimasti fedeli fino all'ultimo. Io credo che i nostri avversari, che sono uomini anche loro, che si burlano delle nostre convenzioni, che gollano nell'infrangerle nel profondo del loro cuore, abbiano paura. Paura di perdere, perché contro di loro c'è molto di più di una parola. C'è vita, speranza, memoria. Sanno che i propri trionfi più clamorosi sono anche, inevitabilmente, i loro errori più grandi. Le caratteristiche della caparbietà, dell'allegria e della passione per il suo lavoro fanno di Borsellino una persona speciale, un esempio capace di trasmettere dei valori positivi per le generazioni future. Sono nato a Palermo il 19 gennaio 1940 in una famiglia borghese nell'antico quartiere di origine araba della Khalsa. I miei genitori possedevano una farmacia. Ho frequentato il liceo classico Meli e mi sono iscritto presso la facoltà di giurisprudenza di Palermo. All'età di 22 anni ho conseguito la laurea con il massimo dei voti. Ero membro dell'esecutivo provinciale e delegato al congresso provinciale. Pochi giorni dopo la laurea ho subito la perdita di mio padre. Così ho preso sulle spalle la responsabilità di provvedere alla famiglia. In seguito ho studiato per il concorso in magistratura che ho superato nel 1963. Mi sono sposato alla fine del 1968 e nel 1969 sono stato trasferito alla pretura di Monreale. Nel 1975 mi hanno trasferito al Tribunale di Palermo e a luglio sono entrato all'Ufficio Istruzione Processi Penali sotto la guida di Rocco Chinnici. In questo periodo ho iniziato a lavorare alla prima indagine sulla mafia e così è cominciato il mio impegno senza sosta per sconfiggere l'organizzazione mafiosa. Il 5 marzo 1980 mi è stata conferita la nomina a magistrato d'appello dal Consiglio Superiore della Magistratura. In seguito viene costituito un pool che comprende oltre a me altri tre magistrati, Falcone, Basile e Rocco Chinnici. È nei giovani la forza su cui contare, per cambiare la mentalità della gente lo sapevamo. Così volevamo scuotere le coscienze e sentire intorno a noi la stima della gente, per sconfiggere una volta per sempre la cultura mafiosa. Poi, il dramma. Il 4 agosto 1983 viene ucciso il giudice Rocco Chinnici con un'autobomba. Dopo Basile, anche a Chinnici viene strappata la vita. Il nostro leader viene a mancare. Pochi giorni dopo arriva da Firenze Antonino Caponetto. Cominciammo la preparazione del maxi processo e viene ucciso il commissario Beppe Montana. Ancora sangue. Per fermare le persone più importanti nelle indagini sulla mafia e l'elenco dei morti è destinato ad aumentare. Il clima è terribile. Io e Falcone veniamo immediatamente trasferiti all'Asinara per concludere le memorie e predisporre gli atti senza correre ulteriori rischi. All'inizio del maxi processo l'opinione pubblica inizia a criticarci. Conclusa la monumentale istruttoria del primo maxi processo all'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra, insieme al mio collega Giovanni Falcone, ho chiesto il trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per ricoprire l'incarico di procuratore capo. Il CSM, con una decisione storica e non priva di strascichi polemici, accoglie la relativa istanza sulla base dei soli meriti professionali e dell'esperienza acquisita, negando per la prima volta validità assoluta al criterio dell'anzianità. Ho iniziato a temere che la conclusione del maxi processo attenui l'attenzione sulla lotta alla mafia, che il clima scemi e si torni alla normalità, e per questo ho cercato la presenza dello Stato, incitando la società civile a continuare la mobilitazione per tenere desta l'attenzione sulla mafia e frenare chi pensa di poter pian piano ritornare alla normalità. Il clima cominciò a cambiare. Il fronte unico che ci aveva portato a grandi vittorie della magistratura siciliana e che aveva visto l'opinione pubblica avvicinarsi agli uomini in prima linea e stringersi intorno a noi, cominciò a cedere. Il 19 dicembre 1986 sono stato trasferito alla procura di Marsala. Nel 1987 Caponnetto lasciò il pool per motivi di salute e tutti ci aspettavamo la nomina di Falcone, ma il Consiglio Superiore della Magistratura non la vedeva nella stessa maniera e temevamo di vedere il pool sciolto.
Il 14 settembre Antonino Meli diventa, per anzianità, il capo del PUR. Io tornai a Marsala, dove ripresi a lavorare alla Cremente e insieme a giovani magistrati, alcuni di prima nomina. Inizia in quei giorni il dibattito per la costituzione di una super procura su chi porne a capo. Falcone va a Roma per riprendere il controllo della direzione affari penali e preme per l'istituzione della super procura. Con Falcone a Roma, chiesi trasferimento alla procura di Palermo e l'11 dicembre 1991 tornai operativo insieme al sostituto Antonio Ingroia alla procura di Palermo. Il 19 luglio 1992, dopo aver pranzato a Villa Grazia con mia moglie Agnese e i miei figli Manfred e Lucia, mi recai insieme alla mia scorta in via D'Amelio, dove viveva mia madre. Una Fiat 125 parcheggiata nei pressi dell'abitazione di mia madre con circa 100 kg di tritolo a bordo esplose e insieme a me morirono gli agenti di scorta, tra cui Agostino Catalano, Vincenzo Limuli e Emanuela Loi, prima donna poliziotto a essere uccisa in un attentato di mafia. Ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro. L'aeroporto di Palermo è anche noto con il nome di aeroporto Falcone Borsellino, in memoria dei due giudici antimafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia nel 1992. Mio marito non si separava mai da quell'agenda, vi annotava tutti i suoi incontri. Sono sicura che l'avesse con sé anche il giorno in cui fu ucciso. Un'agenda rossa, larga e rettangolare, con la copertina in pelle. Borsellino la usava per annotare le considerazioni più private delle sue indagini. Anche l'ultima domenica della sua vita l'aveva con sé. Peccato che a via D'Amelio furono ritrovate nella borsa solo le chiavi, le sigarette e poco altro. L'agenda no, sparita. La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia. Il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti.
tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia. Ci sono entrato per caso e poi ci sono rimasto per un problema morale. La gente mi moriva attorno. Non ho tempo da perdere. Devo lavorare. È una corsa contro il tempo per arrivare alla verità prima di essere fermato. È bello morire per ciò in cui si crede. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola. Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene.